Impianti sportivi, nuova legge per gli affidamenti. La norma stabilisce quali soggetti potranno gestire in via preferenziale le strutture con bandi ad evidenza pubblica. Ex GKN, la regione vuole accelerare l'esito dell'incontro tra i sindacati e il presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il testo che riformula il regolamento attuativo locale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi. Il nuovo regolamento prevede che l'affidamento degli impianti avvenga in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti secondo procedure ad evidenza pubblica. Gli impianti sportivi, questa legge regola la modalità di concessione degli impianti sportivi, ma noi pensiamo che sugli impianti sportivi vada fatto un lavoro differente. Noi in Toscana abbiamo pochi impianti sportivi, quei pochi sono tenuti male, a volte malissimo, non è mai stata fatta una programmazione, nemmeno un'attività comprensoriale, per cui nei comuni più piccoli a 2 chilometri di distanza uno dall'altro troviamo gli stessi impianti ripetuti, entrambi fatiscenti, anziché invece trovarne uno solo tenuto bene. Noi pensiamo che lo sport per i più giovani sia il migliore antidoto verso le devianze, verso le cattive pratiche. Per poter fare sport ci vogliono impianti sportivi, ce ne sono pochi, tenuti male, e fino ad oggi non sappiamo nemmeno bene come siano stati dati in concessione, tra l'altro sempre ai soliti. Pensiamo che ci sia un grande tema, che sia quello degli stadi delle grandi città, delle città capoluoghi, che sono utilizzati una volta ogni 2 settimane. Noi pensiamo che si possano utilizzare anche per le squadre minori, per fare la finale del campionato, per giocare una volta un torneo nello stadio e avere quindi quel tipo di soddisfazione. Sono spazi pubblici, di proprietà pubblica, che vengono gestiti soltanto da alcuni come se fossero degli spazi privati. Quindi c'è un grande tema, su questo grande tema che è fondamentale per la salute, per i giovani, ci manca un assessore. In Toscana non c'è l'assessore allo sport, l'assessore, la delega allo sport l'ha mantenuta il presidente Gianni, che contemporaneamente è assessore alla cultura, assessore al bilancio, commissario a Piombino, commissario nel Mugello, commissario nella Piana Fiorentina, più tutta un'altra serie di cose oltre a fare il presidente di regione. Evidentemente non ha il tempo, la testa per poter fare il presidente di regione e l'assessore allo sport contemporaneamente. Non c'è una programmazione, non c'è un fabbisogno, si va a pioggia in qua e là, ma non pensiamo che sia il modo migliore per affrontare una tematica fondamentale e prioritaria come quella dello sport. Cambiano i criteri, cambiano alcuni principi. È un lavoro che è stato fatto in commissione, partiva da una proposta mia e del consigliere Stella, su cui abbiamo lavorato anche come PD ma anche con altri gruppi politici. È stato un lavoro che ha portato un risultato significativo, unanimità, segno che il lavoro fatto è andato nella direzione di mettere i comuni, gli enti locali nelle condizioni di lavorare meglio. Lavorando sui criteri, inserendo criteri nuovi o rimodellando criteri esistenti nella versione precedente della legge, a partire dalla storicità sul territorio, sull'impianto, la valorizzazione dei settori giovanili, degli staff, si punta a valorizzare quelle realtà che fanno una gestione attenta alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi, e a favorire i comuni ad avere quegli strumenti necessari per governare questo pezzo del loro territorio, gli impianti sportivi, un pezzo assolutamente fondamentale nella crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e di tutto il tessuto sociale che caratterizza e alimenta le nostre comunità. L'iter della proposta di legge regionale per la reindustrializzazione della ex GKN procederà il più velocemente possibile. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha incontrato la RSU della fabbrica di Campi Bisenzio. Sentiamo proprio il presidente. Intanto ho portato la vicinanza di tutta la conferenza dei capigruppo, l'impegno di aver calendarizzato in seconda commissione la proposta di legge che la collega Noferi ha presentato. Ora abbiamo una serie di passi da fare. Il primo, trovare la eventuale copertura di spesa, perché senza una copertura di spesa quella norma non può andare in aula.
poi fare tutte le audizioni nel tempo più veloce possibile per cercare di capire la fattibilità tecnico-giuridica della norma. Gli uffici ci hanno detto con chiarezza che questa norma può andare avanti, va vista nei dettagli alcune articolazioni su come strutturarla meglio. Insomma, l'impegno è quello di far procedere il più velocemente possibile l'iter d'aula. Io penso che una norma di questo tipo, seppur rivista, sia importante in un tempo come questo in cui è necessario mettere in campo politiche di reindustrializzazione, e penso che noi dovremmo perseguirla con forza. Infine ho fatto un invito alle lavoratrici e ai lavoratori dell'ex CKN: sospendete lo sciopero della fame, sospendetelo subito e noi faremo la nostra parte, ma in gioco c'è anche la vostra salute. Il Consiglio regionale ha approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Lega, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto e il voto contrario di Fratelli d'Italia la nuova legge sulle disposizioni per il riconoscimento in materia di palestre della salute. La nuova legge va a disciplinare il riconoscimento di queste palestre, strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, definite dal Decreto Legislativo 36 del 2021, in cui si possono svolgere i programmi di esercizio fisico strutturato sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso decreto. Una legge importante per la Toscana, una delle prime regioni d'Italia ad adeguarsi. Nascono le palestre della salute, dei luoghi dove si può fare sport in sicurezza, dove dei professionisti possono accompagnare gli esercizi fisici strutturati dei singoli individui, che quindi hanno dei professionisti che possono dare dei consigli, possono dare un supporto, non soltanto laureati in scienze motorie, ma anche laureati in scienze dell'alimentazione e non solo, in medici dello sport. Spetterà adesso alla Giunta regionale definire criteri, metodologie, personale da assegnare in quelle palestre dove ci sarà un riconoscimento oggettivo. Sarà una novità importante perché diventeranno luoghi di sport e luoghi di salute. Non è un'iniziativa di carattere sanitario, ma la salute in questo caso si produce mediante lo sport che sviluppa prevenzione. Sono molto orgoglioso di essere stato il firmatario di questa legge che dà alla Toscana anche l'orgoglio di introdurre una novità importante, magari anche il sogno di riconoscere il Pegaso fuori di una palestra, che dà anche una garanzia e tranquillità a tanti genitori che mandano i propri figli in questi luoghi a fare sport. Direi che abbiamo ripetuto quanto avevamo detto in commissione, era stato un voto all'unanimità, c'è stato qualche battibecco perché la maggioranza ha bocciato un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che alla fine poi non hanno votato il provvedimento. Per quanto mi riguarda, nel mio intervento ho evidenziato quanto sia importante che non rimanga un esercizio sterile di stile, diciamo, no? Perché la palestra della salute non deve essere un qualche cosa che dà una medaglietta a una palestra, ma deve essere un luogo sicuro dove soggetti fragili vanno fiduciosi di poter in qualche modo essere accuditi laddove ci fosse dei problemi. Non è un studio medico né una palestra di natura medica, è un qualche cosa di sportivo per quei soggetti fragili che comunque vogliono mantenere un esercizio fisico adeguato, pur avendo delle problematiche fisiche, e conseguentemente sentirsi tutelati. È stato approvato in aula il rendiconto per l'esercizio finanziario del Consiglio regionale 2023, con 26 voti favorevoli, PD, Italia Viva e Fratelli d'Italia, 7 voti contrari, Lega e Gruppo Misto. Si è astenuto il Movimento 5 Stelle. Sentiamo il vicepresidente della Commissione, Andrea Pieroni, e dopo Massimiliano Baldini, componente dell'organismo di controllo. Ma i numeri ci parlano di una gestione sicuramente attenta, oculata ed anche efficace. Ciò è dato dagli aspetti, insomma, di bilancio contabile in senso più stretto, però anche il fatto che il rendiconto, insomma, consegni a questa
al Consiglio regionale in questo esercizio 1.700.000 euro di disponibilità da poter utilizzare in maniera libera sia per spesa di investimento che per spese correnti, ma una tanto ci segnalano appunto come l'attenzione alla spesa e ai costi sia stata un'attenzione che ha prodotto anche risultati utili. Quindi io giudico questo positivamente, in quanto così come solitamente il bilancio viene condiviso dall'ufficio di presidenza, ci possa anche essere in maniera condivisa l'utilizzo di queste risorse che noi potremo appunto usare in questo esercizio 2024, così come è stato fatto anche in precedenza, allorché gli avanzi di amministrazione del bilancio del Consiglio sono stati utilizzati anche di volta in volta per esigenze, bisogni o anche emergenze. Ricordo ad esempio i contributi stanziati mesi fa nel 2023 per sostenere i comuni impegnati dalle alluvioni e da eventi calamitosi. Ecco, quindi le frequenti variazioni di bilancio che qualcuno in aula ha sollevato come elemento di criticità, noi riteniamo invece che siano elementi che attestino una gestione attenta, proprio una gestione che guarda anche all'evoluzione dei fatti e destina le risorse in base anche alle esigenze che di volta in volta si presentano. Il gruppo della Lega ha votato contrario al rendiconto del Consiglio regionale, mettendo in evidenza alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. Il primo è quello che ci sono continui avanzi liberi, ormai da parecchi anni, che a nostro avviso testimoniano una scarsa programmazione e probabilmente anche eccessive risorse a disposizione del Consiglio. Peraltro, sotto questo profilo, abbiamo evidenziato la necessità, che avevamo richiesto già da tempo, di una dotazione per le proposte di legge di iniziativa del Consiglio regionale, di risorse economiche da questo punto di vista, che invece non trovano ancora soluzione fra Giunta e Consiglio regionale. Alla luce di questo e alla luce anche di una difficoltà di programmazione di molti settori che non riescono nemmeno a spendere le risorse, abbiamo confermato un segnale negativo che avevamo già dato e abbiamo votato contrario. È stata presentata in sala affreschi del Consiglio regionale l'edizione 2024 del Gran Fondo del Mugello, la Via del Latte, in programma domenica 23 giugno. La competizione è organizzata dalla SD Mugello Toscana Bike con il patrocinio dei comuni toccati dall'evento ed il supporto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Quest'anno l'evento è valevole anche come prova unica del campionato nazionale WISP di cicloturismo per società. A dare il via alla gara sarà una vecchia gloria del ciclismo italiano, Giovan Battista Baronchelli. Sentiamo le interviste. La giornata si svolgerà come tutti gli anni, con la solita partenza all'interno dell'autodromo del Mugello, dove i ciclisti percorreranno il giro completo dell'autodromo e poi si snoderanno nei quattro percorsi previsti, che sono tre stradali e uno gravel. Quest'anno c'è la novità che sarà anche campionato nazionale di cicloturismo per società WISP, prova unica. Oltre a quello poi ci saranno i soliti tratti cronometrati, che saranno due: la prima salita che sarà Panna di 4,8 km e la seconda sarà Passo alla Sambuca. Ci saranno due classifiche distinte, una per il percorso medio e una per il percorso lungo, dove si preparano i primi tre di categoria. Sono previsti anche quest'anno 1.000 ciclisti, perché anche quest'anno abbiamo fatto il sold out, perché mettiamo un numero chiuso per motivi organizzativi, e anche quest'anno abbiamo raggiunto i 1.000 ciclisti, insomma, che saranno al via all'autodromo. La Gran Fondo del Mugello, come tutte le manifestazioni ciclistiche WISP, cerca di essere di valorizzare il territorio e nel suo insieme. Nella filosofia WISP è uno sport per tutti, quindi deve essere inclusivo e deve anche includere ovviamente anche tutte quelle attività che comunque valorizzano il territorio che viene attraversato dalle nostre manifestazioni.
la Gran Fondo del Mugello è un fiore all'occhiello per il Comitato di Firenze perché è una delle più partecipate, fa anche parte del circuito Terre dei Medici organizzato dal Comitato di Firenze e quest'anno, come diceva Marco Bonci, presidente, è anche prova unica del campionato nazionale di cicloturismo, quindi è un valore aggiunto.